Nord verso Sud, parte 2. Spacchiamoci subito, dai, forza. Io voglio vedere... Raga, io voglio vedere il momento che Problem si casa così tanto, eh. Italian Fight! Adesso... Kain e Vlad contro FC9 e Kuta! Adesso... Grazie Kuta, avete un minuto di coppia. Divertitevi, fate quel cazzo che volete. Beh, di coppia, oddio, meglio che non facciano quello. Tutti sulle mani per questo due. Boh, ci alziamo, dai, da un po' che non mi alzo, Aspetta, ho paura che mi caschi la telecamera, però. Vai. Io vai tu, tuo fratello è a posto. Siamo così forti che partiamo senza sforzo. Come coppia siete così una merda che non è un minuto di coppia, ma un minuto di divorzio. Troppo bello tra infatti sfigato. Coppia che scoppia, il team è scoppiato. Quindi frega un cazzo fake. Un minuto di coppia, Kuta mi prende per mano e mi porta nel backstage. No, che ti dico, minuto di scoppia, scoppia, amico. Non sono un minuto di scoppia, sono la causa per cui è scoppiato Borsellino. Troppo vero, esattamente in situazioni. Pensa che l'ha fatto pure nella battle contro i Ferroni. Quindi frega un cazzo, lo sai che li spacco. Un minuto di coppia, un minuto di cappio. Ma l'avete visto insieme, la prima. Siete una coppia squadra, che roba in rima. Adesso guardo il vestito del passato e dico facciamo la guerra in Palestina. Oh! Esattamente, aspetta. FC9 in freestyle distrugge sta baldracca. Guardateli, sono quello che ha fatto la guerra e quello del multiverso in cui non l'ha fatta. Stop! Occio ne è Kuta! Un minuto di scoppia! Occio ne è Kuta in sto periodo! Tenfold, eh? attento in sto periodo a dire queste cose che... A me non me ne frega un cazzo se ne dicono, il black humor lo intendo, ma tanta gente no. C'è troppo la luce negli occhi però a stare in piedi, eh. Kain, Vlad, voi siete una coppia tutta nuova. Loro due erano già i finalisti dell'End of Days 2 contro 2. Voi siete una coppia tutta nuova, sono davvero molto curioso. Vladkin Putin. Leo, ok, ci siete, su, fateci vedere, su, siete belli, su. Let's go. Guarda come salto, Kain! Oh, Chiasmo, hai parlato del fatto che io abito al nord, bravo ragazzo. Uno slavo campano che rappa a Milano. Garibaldi mi succhia il cazzo. Stavo dislessico, state qui una volta a settimana, pensate di aver merito. Io non guardo più il me stesso del passato, ma sicuramente chi vorrebbe esserlo. Yeah, sì, va bene, frate, il campione del freestyle italiano. Sei sicuro che vuoi una mano? Io comunque non mi regolo, se il 2v2 non lo facevo con Alex, piangevano! Piangevano, ma sta di fatto, frate, che io questi coglioni nemmeno me li spiego. Se fanno rap mi ricorda Mario Kart, per difendersi si sono messi due banane dietro! Due banane dietro! Complimenti per la felpa, ragazzo! Sono andato al muretto di Milano, sono andato a One Day che non ci vuole un cazzo! È vero e si capisce. Peccato che oggi Kelby King fa una figura triste, perché gli faccio mangiare la sua testa come hipster per fargli capire che il Valhalla non esiste. Mamma mia, raga. Porca puttana. Aspetta. Minchia. Ah, sono due contro due. Ok. Mamma mia. Adesso. Ah no, poi c'è 4 contro 4. Quindi partite voi, rispondono FC9 e Kuta. Leo, Over, ce l'avete? Ce l'hanno. Su. Frate, tu non hai possibilità di battermi. Levati davanti, battiti, che stasera qua di qui. Ti posso assicurare che uno scontro non può continuare quando ci sono le fatality. Wow, pazzesco, ma secondo me dovresti andare in scialla. Per questo che ti batto e stai zitto. Sono del nord, il mio
il posto è fisso. Cacco Zalone. Uno stereotipo. I tuoi genitori sono campani. Non fare il milanese solo quando ti fa comodo. Facile, porca troia. Non mi importa questa sera. Che il Vlad il posto fisso e fare stereotipi per costruirsi una carriera. No, fra, l'avete girata voi in sostanza. Quindi non parlare che sei tu la mela marcia. Noi abbiamo i mafiosi e poi maranza. Ciò che chiamate sacrificio da noi è il reddito di cittadinanza. Non hanno un limite, perché Kain è il campione nazionale, è lo slavo dei 2v2, è imbattibile! È imbattibile, certo che è facile, perché c'ha molto più tempo per prepararsene. Tu di che cosa parli? Tu lo chiami Kain, io oggi lo chiamo Gianni Morandi. No, bro, perché questa non è scusa, sono pronto a bussare con il dito a cui mi accusa. Di qua Luca tutta zucca, ogni mia barra accusa muta, pronto a flop e la caduta contro un boss della Yakuza. Non capisco niente perché urla la gente. Poi perché ha tirato mille rime in un secondo. Se ci fosse il suo pubblico la organizzeremmo dalle vostre parti. E io te la faccio in russo. No, aspetta. Ci vuole il Mauro traduttore, eh. Mauro traduttore ci vuole. E io te la faccio in russo. Vabbè, ho capito solo patamusta, che vuol dire perché, vabbè. vabbè, dai. No, ma raga, aspetta. Ce l'ho, eh. Dai, aspetta. Dove cazzo sta? Oh, visto che voi non mi credete di un cazzo di niente. Toh, guarda, eh. Il russo, eh. Poi vabbè, non l'ho imparato, però... Ci siamo. Stiamo lì, eh. Il cirillico lo leggo. Lo leggo come leggerei un telegramma, a scatti, però lo leggo. Non capisco quello che leggo, però lo leggo, dai. Vabbè, risentiamocela, dai, giusto per gasarci. Cardi, se ci fosse il suo pubblico la organizzeremmo dalle vostre parti. E io te la faccio in russo. Aximiron! Era solo dialetto stretto! Avete fissato voi la nostra piazza! Quindi siete pronti a ciucciarla! Basta sta ignoranza! Noi siamo del sud come tua mamma, il tuo datore di lavoro è il posto in cui ti fai la vacanza! Non lo so, veramente, ma queste rime? Epsilon ti scopa come fa con le fighe! Il campione nazionale che ci porta le rime! Hai fatto più preparate che guardine pulite! Ti dice che se le prepara, ma la smetti, ehi! E non fare lo scopatore con le fighe, compa! C'è la fidanzata nel backstage! È vero che vado in vacanza in Puglia ai Corsi, non mi importa perché io ti porto sti corsi. Nei villaggi turistici in Puglia non fanno i balletti, fanno gli incastri! No! Che vergogna! Non si possono censurare le bestemmie, porco Dio! Dopo mi siedo, sono già stanco, raga. Sono senile. Minchia, che livello! Che livello! Mamma mia! Io sono già stanco, ragazzi. Pure io! Però, bisogna andare avanti! Giusto. Che ci manca? Allora, c'è 4 versus 4, ok. Ultima sfida del team Nord contro Sud. E sarà un 4 contro 4. Quando vi fermate, lo dico io, andate. Troppo minaccioso il presentatore, eh? Allora, è un grande. Piano, voglio tutti sulle mani, tutti, perché questo 4 contro 4 sto incontro cazzi. Leo, over, mandate un pittone. Su, tutti. No, raga, davvero, Land of Days c'ha i beat più belli di tutti i contest. No, non ce n'è. I beat del Land of Days sono una follia. Tutti.
Partire dalla canzone che, da cui trae il nome, no? Ah, scusate, ho già sbagliato abbastanza. Volevo fare un 4 contro 1, così magari avete un po' di speranza. Speranza. Guarda, se magari parti e se non fai cagare sopra i 4 quarti, prima hai detto che la mia tipa è nel backstage. La tua tipa invece dov'è? Chi è che deve preoccuparsi? Ma abbiamo parlato dei brufoli di Pepsi che sembrano fatti dal mi dispiace solamente che la cartiera non parla le creme per un paio di gormiti. Ah, per i gormiti, ma che stile, quel campione del tecniche l'ho sentito dire. Anche noi abbiamo un campione del tecniche, ma non lo diciamo ogni due quartine. Ma ogni due quartine la vuoi smettere? Sopra il palco con noi non ti permettere. Ho già perso il cuore dispero e sbagliato la partenza. Il vantaggio è dato, la possiamo smettere. Sì, la possiamo smettere, allora perché continui? Vai fuori a riempirmi di pallini. Guarda, Mumergli, si sono rotti i braghini. A furia di stare giù in ginocchio a farmi dei tocchi. Oh. Evidentemente Geodude e Geodude non erano abbastanza. Di coglioni hanno dovuto aggiungere uno strofinaccio e Psyduck. Mi piace Psyduck. Sono le comiche. I miei brufoli sono così grossi che sono le bombe che Vlad alle battle fa esplodere. Ma che cazzo me ne fotte dei tuoi brufoli? E fratello, è inutile che continui. Oh, Frank, hai un tecniche e 30 anni, ancora fai le rime sui pochini. E porca troia, veramente, stai calmo. Tu fai le rime che sei slavo da un anno. Quindi che cazzo me ne frega, io faccio rap. I pantaloni di Mumei sono meno aperti nella tua sensualità. Sì, sì, bravo, il fatto è che puoi perdere. Ho pantaloni così, perché ho la stoffa da vendere. Ma ce la fai, sei che per successo non dovrei dire. Non ti cago, fammi un pochino come una ragazza otaku. In relazione tossica, se mi succhi il cazzo, Yamete Oni-chan. Oni-chan. Scusa, Mume, ma che voleva sta capocchia? Punti così tanto che sei stato il primo a entrare in Fernet e l'ultimo ad entrare in doccia. Dal momento che t'ho visto vengo pure a farne tre. Questo sponzo non capisco perché fa le chiacchiere. Se Mume sfida Friccone dopo dice tasca te. Tasca te, nè, ma fra te, rap a Fred, non è rap, cazzo bon, scutra me. Non parlare di tecniche, anche che figata, tutti a fare le rime con una parola in giapponese. E arriva Bruno, il più real, facendole in pugliese. Vabbè, dai, tipo gli anime. Noi le anime ce la mangiamo con la mozzarella in Puglia. No, spettacolare. Raga, ma è vero però, io non li guardo gli anime, però ogni tanto... In passato mi ricordo che ci stavano quei siti di streaming. Oh, oddio, la polizia, pirateria. Che vedevi tipo i cosi cartoni o che cazzo erano, tipo Dragon Ball o quelli lì in giapponese con i sottotitoli in italiano. Raga, ma era un'esperienza straordinaria. Cioè, sentire Goku che faceva l'onda energetica era tipo No, troppo bello, mamma mia. Le voci in giapponese dei cartoni sono spettacolari. Cioè, da quella volta ho guardato poi un episodio su Italia 1 di Dragon Ball e ho detto, ma che è sta merda? Ma non si può fare. No, è troppo... È perfetta quella lingua per i cartoni, eh. Anche per qualcos'altro, però vabbè. Non lo dico che cos'altro, inizia con la J e finisce con la P, vabbè. Cazzo bon, scutra me, non parlami di te, anche tu facevi rime sui Maranza, finché non ho deciso di farti smettere. Quattro quarti scagati, non ha detto niente, foste i nomadi. È incredibile come sti cazzo di terroni siano sempre a dieta di vocali. Innanzitutto devi stare zitto, rappa Vlad, perché adesso che io rappo io la meno quantità, tu fino alla... Però Vlad non ha per niente l'accento campano, vero? Cioè, io penso che sia nato comunque in Italia, ma non c'ha per nulla l'accento campano. O meno, se non nato, cresciuto, ma non ha per nulla proprio. Boh, magari quando parla ce l'ha, però quando rappa non ce l'ha. Alcuni ce l'hanno questa cosa, che quando cantano, quando rappano, perdono il loro accento nativo o natale credo sia. Tu devi stare zitto, rappa Vlad, perché adesso che io rappo io la meno quantità. Tu fino all'anno scorso ti fingevi Maranza, ciò che tu chiami chimica io la chiamo identità. Identità è esattamente uomo, perché io sono...
sul palco sono esattamente come sono, quindi frega un cazzo se è un coglione, io ti rispondo subito, tu dopo un giro di quattro persone. Frecca quando litiga con la Masve, sega Ava che mi vuole dissetare, Santi che non sa dove andare, e la sua risposta finale è vai a lavorare! Vai a lavorare, ma io lavoro, ora lavoro, compare, a casa sua ci stanno le puttane, ha l'accento da zero, la forza, non lo vale zero contro Zorro e le sue tre catane! Bravo, tre catane, infatti che dopo sciocca! No, aspetta, me la sono persa perché... Vlad e Caprile dicono che c'ha a casa le peripatetiche, fa il pollicione, non ce la faccio, dai. A casa sua ci stanno le puttane, ha l'accento da Zara e lavora Zara, però vale zero contro Zorro e le sue tre catane. Bravo, tre catane. No! Questo incredibile. Ha detto stoppa, la tipa di Frank è come Rono a Zorro, ne tiene due in mano e sempre uno in bocca. Devi riordinare la camera, brutto stronzo, me l'avevi promesso! La maggior parte di voi quattro non si sa trovare il buco del culo o pagarsi il vitto. Parti del sud convinto, col cachet di stasera vi pagate un ventesimo dell'affitto! Ah, Bruno Bach sulla traccia, è arrivato con il flow però è la mia piaccia! Un minuto, mi trovo il culo, ora scemo appoggiaci la faccia! Che rima di merda! La gente intorno, noi quattro con i nostri cachet rifottiamo le casse del mezzogiorno! Rima di merda, falliti, tu parli delle mie rime con quei vestiti, l'ultima persona che ho sentito così vantarsi di dove è nata era Salvini! Era tua parente, l'hai lasciato nel soggiorno col permesso di soggiorno! Frank la tua tipa Sanji vuole trovare i pesci più buoni del mondo! Nel mondo parlo mai bro, io devo dire questa verità e dopo lo so, questo qua votava Lega però non è Salvini ma la Meloni, non Italia non ha la forza per il nord! Ma quale forza per il nord? Per il pubblico la senta, il tuo flow, lo schifo lo rasenta! Ce lo vedete Frank che si sega e dice aspetta non disturbarmi, sto facendo il Rasengan! Che poi ha parlato di politica, sti strani, siete disumani. Mio nonno era a sparare coi partigiani, tua nonna a far bocchini ai soldati americani. Non parlare perché non sei nulla, uno come te lo può chiamare una pattuglia. Frank cita sempre One Piece, ma per trovare i frutti di mare fai una gita in Puglia. Ma noi combattiamo per i mille come Mao, e tua madre è una zozza. I partigiani cantano bella ciao, i napoletani cantano bella bella forza. Io ho la risposta e non fare il tipo figo contro il comunista quando l'Emilia Romagna da sempre rossa. No, peccato che io invece in azione li metto tutti in fila tipo la processione, sto qua non ha capito in improvvisazione che se per come si fa un rasenga rasenta la perfezione, rasenta la perfezione. Mamma mia, Frank sei veramente dei pionieri, su banco esistevi, sono così pugliese che nel mio garage c'ho tutte le auto che hanno parcheggiato ieri. Devo dire una cosa allo slavo, il vostro comunismo è le stragi di stato, il nostro comunismo perché oggi ho divorziato, il nostro comunismo ha funzionato. Non parlarmi di comunismo, fammi i bocchini, se non mi cagare quando rimi, questa sera anche il Team Sud è comunista perché sta mangiando dei bambini. Hai ragione, deficiente, adesso ti cito così sto scemo parla. Rappare come Mumei non ci vuole niente, per fare del sesso ci vuole una ragazza. Una ragazza, Prada, per sti brufoli ci vuole una bella trombata. Tu sei un idiota, la vostra scella pensata è il motivo per cui la vostra aria è la più inquinata d'Europa. Madonna, ma dei nostri brufoli quanto ne hai parlato? Bruno, sei rompipalle o sei complessato? Ok, ma sei serio? Sei così terrone che il tuo segno zodiacale è il lavoro in nero. Sì, fatemi scelta la Wallera. Dopo una certa il microfono stacca. Noi comunisti ci chiamiamo compagni, perciò impatibili dentro il sport di squadra. Però mi pare che lui non ci riesce ad arrivare, non ha capito che Francone è matto da legare. Adoro sfidare i pugliesi, compare, così schiacci i miei avversari col tacco dello stivale. Questa sfida era più Frank versus tutti, ne? Mamma mia, Da buon polentone devo
devo dire che ha meritato il sud in questa sfida, sia contando la prima parte e la seconda parte, il sud ha prevalso. Mamma mia, però che bomba questi contest, raga, mamma mia. Aspetta, ci sta solo l'outro adesso, no? Abbiamo finito? No, stiamo sentendo la cosa di Milano! Questo era Nord contro Sud. Il risultato lo sapremo alla fine. Raga, domani dobbiamo andare a reagire centro contro sud, no? Sì, centro contro sud. Ok, ci stanno già tutte e due le parti, quindi domani non vi preoccupate, ve le porto entrambe. Spero che vi siate divertiti, vi auguro una buona notte, non fate troppo tardi che domani probabilmente dovete lavorare o studiare, e ci vediamo alla prossima reaction. Bella!